l'anno prossimo, se ci sto ancora io, prenderemo un mental coach. E mental coach alla Giametta, che deve praticamente, come dire, incutere tranquillità. La partita di calcio per me deve essere anche un divertimento, divertirsi a fare la partita, perché durante la settimana si cerca di prepararci per la gara. Quindi già molte volte tu gli rompi le scatole provando, facendo delle cose che poi delle volte in partita o molte volte vengono disattese da questa preoccupazione, frenesia, bisogna sbloccare il risultato a tutti i costi, la giocata viene male, c'è poca fluidità di manovra, specialmente quando una squadra si mette tutti dietro. Allora, io mi aspettavo che insomma, potesse essere così la partita e anche altre partite, sicuramente avremo dei problemi, però sono sempre contento quando la squadra poi acquisisce il risultato, cioè porta a casa i 3 punti e lo fa, diciamo, anche con quei ragazzi che sono entrati, sono subito entrati in partita, hanno dato un grande contributo, si è subito messa la partita come volevamo dopo il 2-1 e quindi là, diciamo che la squadra mi è piaciuta. Guarda, c'è rammarico perché comunque credo che alla fine, come domenica scorsa, c'è un risultato pesante. Non credo che sia questo il divario a livello di risultato tra due formazioni. È chiaro che abbiamo affrontato una squadra che, detto chiaramente, è una corazzata. Abbiamo tenuto bene il primo tempo e questo è un motivo di grande orgoglio da parte mia, da parte nostra, perché comunque abbiamo tenuto bene il campo. Poi sempre errori individuali ci penalizzano e siamo stati bravi comunque a crederci e a pareggiare la partita. Poi il secondo tempo è venuta fuori l'Ischia, siamo venuti forse meno anche noi. Credo che ci sia un problema di base dove la squadra, soprattutto in difficoltà, parla troppo. Parla troppo, infatti io sempre sull'atteggiamento mentale, come dicevo la settimana scorsa, mi lamento perché io vorrei che ci fosse una crescita proprio mentale per una squadra che comunque, anche se giovane, secondo me può dire e può fare delle ottime cose. Noi cioè io personalmente con Alfredo stiamo facendo un lavoro importante, proprio un lavoro di linea e chiaramente, ci possono essere degli errori, come ho sempre detto, anche domenica scorsa, gli errori si possono migliorare. Il problema, ripeto, è sempre sull'atteggiamento.